noi abbiamo scelto luoghi comuni e la scelta è venuta naturale perché durante le presentazioni di cosa facevamo sono emersi problematiche e stereotipi che più o meno erano comuni a tutti. Abbiamo individuato fondamentalmente dei punti critici che coinvolgono da una parte l'università e dall'altra parte le imprese. Io penso che si possa tranquillamente dire che anche le piccole imprese possono collaborare con i tecnopoli dell'Emilia-Romagna e noi ne siamo un esempio. Noi siamo solo 20 persone e stiamo collaborando attivamente con la piattaforma del polo ICT che è l'Università di Modena. È emerso un concetto molto interessante, quello del moto a luogo, ossia portare l'università verso le imprese e le imprese verso le università, quindi creare una mappa delle competenze in rete per promuovere la diffusione delle idee e dell'innovazione, strutturare gli open day a livello di rete, di imprese, quindi questa la rete alta tecnologia dovrebbe essere promotrice della diffusione degli open day a livello capillare sul territorio. Eliminare quella che abbiamo individuato come la sindrome del compagno di banco che copia, ovvero favorire la collaborazione tra laboratori che abbiano sia competenze simili che competenze diverse.